È il 24 agosto e tutto va bene. Oddio, potrebbe andare meglio, fronte calcio mercato. Però dai, diciamo che inizia a muoversi qualcosa. Dopo l'ufficialità degli ultimi giorni ne abbiamo altre, almeno un'altra che sta per arrivare, un'altra che forse sta per arrivare. E vi spiego tutto perché, detta così, sembra un po' più facile. Direte voi, eh sì, comodo, no, ci sono delle discussioni da fare. Tanto vi ringrazio per il supporto di questi giorni, come al solito sembra una banalità, una cosa scontata, ma no, non lo è, a maggior ragione se vengono caricati tanti video, a maggior ragione se le stesse notizie vengono anche commentate da tante altre persone che fortunatamente vanno a comporre quello che è il movimento juventino sul web. Quindi grazie a tutti per la fiducia che da tanti anni a questa parte state dimostrando a questo canale. Gentilissimi, veramente non so come sdebitarmi e come ringraziarvi. Abbiamo l'ufficialità di McKennie. Rinnovo fino al 2026, quindi un anno in più rispetto alla scadenza 2025, un problema che quindi l'anno prossimo in estate andremo nuovamente a porci. È un rinnovo finalizzato a una cessione? Boh, sarebbe strano perlomeno, perché comunque McKennie già quest'anno era stato ceduto e ha rifiutato un'uscita dalla Juventus senza guadagnare qualche soldino di buona uscita. Quindi boh, un solo anno di rinnovo. È strano perché la Juventus va semplicemente a posticipare di un anno questa problematica. Magari era una promessa fatta al ragazzo e quindi quei soldi che ti dobbiamo li guadagni in 2 anni e quindi l'anno prossimo te ne vai senza storie? Non lo so. Fatto sta che questo è McKennie ufficialmente rimarrà in rosa della Juventus, un rinnovo di contratto che mai mi sarei aspettato di leggere quest'estate dopo tutte quelle che sono state appunto le trattative legate a McKennie, eppure Weston rimane alla Juventus e ora dovrà fare un bel lavoro sia dal punto di vista atletico perché dovrà recuperare quanto perso insieme alla squadra, insieme anche a Thiago Motta dal punto di vista tattico, ma secondo me dovrà fare anche un bel lavoro di impegno per riconquistare il cuore dei tifosi juventini e sono convinto che McKennie ce la farà perché è sempre stato uno di quelli che in campo dava tutto quando aveva la possibilità, quando fisicamente era a posto. Quindi queste due cose sono da concatenare insieme un grosso in bocca al lupo a McKennie per questo sforzo ulteriore che dovrà fare rispetto ai compagni, perché? Perché è rimasto fuori rosa e si è perso diversi giorni di allenamento con Thiago Motta. Miretti sta svolgendo in questo istante le visite mediche con il Genoa, quindi il reintegro di McKennie va a spostare Miretti. È importante in realtà questa cosa, perché? Quando Thiago Motta parla al termine dell'amichevole e comunica che i giocatori sono tutti fuori dal progetto, dice sono tutti fuori dal progetto tranne uno, Miretti, che in questo momento è infortunato. Quindi c'è stato un cambio di dinamica, c'è stata una dinamica che ha cambiato i piani della Juventus. E questa cosa è palesemente il reintegro di McKennie, che ha rinnovato poi al ribasso le condizioni che voleva la Juventus. Quindi Miretti poi è diventato un giocatore in uscita per la Juve, è diventato un giocatore che molto probabilmente sarà un prestito secco per il Genoa, quindi l'anno prossimo Miretti tornerà alla casa base. Per me è una scelta giusta, ma io ve lo dico da tanto tempo, Miretti per me ha necessità di farsi un bell'anno in prestito in una squadra con meno pressione della Juve, dove lui diventa anche un po' il centro nevralgico della squadra. Il Genoa è una squadra ambiziosa, Gilardino è un allenatore che sta dimostrando tante buone cose, quindi un grosso in bocca al lupo anche a Miretti, che l'anno prossimo tornerà alla Juventus, e non so se questo rinnovo di un anno di McKennie e il prestito annuale di Miretti sono la stessa cosa della serie. L'anno prossimo rientra Miretti e poi cediamo McKennie perché va in scadenza di contratto. Potrebbe pure essere, perché se le metto insieme queste cose, unite alle parole di Thiago Motta di tutti fuori rosa tranne Miretti, poi alla fine rimane McKennie e parte Miretti, mi fa pensare che la strategia sia la seguente. Nico Schira dice: De Sciglio offerto all'Empoli. Giocatore interessa, ma c'è un problema: l'ingaggio. 1,5 milioni ritenuto troppo per le casse dell'Empoli. E allora la Juve, pur di togliersi il ragazzo, che in questo momento è palesemente fuori rosa, è disposta a riconoscere una piccola buonuscita per compensare lo stipendio che comunque De Sciglio dovrebbe percepire l'anno prossimo. Quindi, della serie, ti do dei soldi, ti svincolo, vai all'Empoli, prendi la differenza, così ti guadagni comunque il tuo 1,5 milioni e poi questo contratto che viene con l'Empoli è già il contratto nuovo che avresti firmato da free agent l'anno prossimo. Quindi la Juve potrebbe giocarsi questa carta come ha fatto con Szczęsny per risparmiare qualche soldino, si paga per risparmiare, lo so che sembra un ossimoro, ma è così e quindi De Sciglio dovrebbe essere un altro di quei giocatori
che andrà a trovarsi un'altra sistemazione, al 24 agosto, per dei giocatori che erano palesemente sul mercato, ne aggiungo un altro, Arthur, sarebbe anche ora di ricominciare un po' a correre, trovarsi una squadra e rimettere la carriera anche al primo posto. Voglio commentare il mercato delle altre in Italia, finalizzato a parlare di mercato estero. Intanto Kivior, che è interessante perché è un nome che si era fatto anche in chiave Juventus, perché aveva già giocato con Thiago Motta, era già stato allenato con Thiago Motta. Beh, ecco, Kivior in questo momento potrebbe andare al Bologna. È fuori rosa all'Arsenal e attenzione che potrebbe arrivare con un prestito. A Bologna, tra l'altro, sta per arrivare pure Samuel Hinrich Junior. E questa roba è curiosa perché noi l'abbiamo appena ceduto, all'Aston Villa non ha convinto durante questa pre-season e hanno deciso di mandarlo in prestito. È scoppiato qualsiasi social network di fronte a questa notizia. Io ho tanta fiducia in Ealing, secondo me è un giocatore con delle ottime qualità. Il Bologna lo voleva già l'anno scorso, quindi era un giocatore sulla lista e passa da un club che gioca la Champions a un altro club che gioca la Champions in prestito. La polemica per me è sterile. Avessero regalato il cartellino del giocatore, capirei, ma semplicemente quando si prendono dei calciatori e si immagina dei percorsi per questi calciatori e poi arrivano che sono un po' più indietro, vengono andati in prestito. Ultimo, non ultimo, sempre in Premier League, sempre un calciatore che arrivava da un'italiana, sempre un calciatore che era molto giovane e hanno preferito mandare in prestito è Casadei. Casadei, che è sempre stato un giocatore di ottime prospettive, poi quando è arrivato al Chelsea all'interno di una trattativa che aveva portato un giocatore dalla Premier League all'Italia, è stato dato in prestito perché non era stato ritenuto pronto al Chelsea. È la stessa cosa. E io queste polemiche le capisco o sempre o mai. Quindi giusto parlarne, parliamone, però è esattamente la stessa dinamica. Uguale. Quindi il Bologna doppio colpo dalla Premier e dalla Premier sta arrivando pure Romelu Lukaku a Napoli. Si sta sbloccando Osimhen? Io questo non lo so e non lo posso sapere. So solo che la formula, diciamo così, che porterà Osimhen, anzi Lukaku al Napoli, per me è una formula folle per il calciomercato 2024 per un giocatore come Romelu Lukaku. Poi sappiamo che Conte voleva riabbracciare il suo ex attaccante già allenato all'Inter. Quindi hanno fatto questo sforzo economico, lato Napoli per accontentare l'allenatore che sta continuando a lamentarsi nelle conferenze stampa pre e post partita. Perché parliamo di questa cosa? Non solo perché il Napoli sarà una squadra che sarà una contendente, una pretendente alla Juventus per le prime posizioni, ma anche perché abbiamo parlato di tre giocatori che arrivano in Italia dalla Premier League. Significa che in questi ultimi 7 giorni di mercato la Premier League sta iniziando a sbolognare tutti quei giocatori, sbolognare due al Bologna, quindi molto bello, tutti quei giocatori che sono ritenuti fuori progetto. E la Juventus sta monitorando anche questo tipo di mercato. E il nome di Sancho viene naturale, viene facile farlo, no? Quindi Sancho, una pista da monitorare? Assolutamente sì, il ragazzo sembra palesemente in lotta con lo United per partire, però come sempre, Sancho, e come abbiamo sempre detto da quando abbiamo parlato di Sancho, che comunque è un nome vero, tutti i principali organi di informazione sportiva, tutti i principali giornalisti lato calciomercato parlano effettivamente di contatti tra Juventus e Sancho, Juventus e United, eccetera, eccetera. Ma se questo non si mette a posto con la testa dicendo sì, 15 milioni di euro all'anno effettivamente non li valgo e non me li daranno mai, allora è destinato a rimanere una suggestione, però teniamolo lì, monitoriamolo. Questi 7 giorni sono pazzi. Già al mercato is crazy, e saluto l'amico Beppe, però gli ultimi 7 giorni sono ancora più folli. Sono i giorni del Condor di Adriano Galliani e vedremo se anche la Juve riuscirà a fare degli acquisti di questo tipo. Io mi ricorderò sempre l'ultimo scudetto del Milan, prima di quello di Pioli, quindi quello prima del ciclo della Juventus dei 9 scudetti consecutivi. Se non erro, Galliani porta a Milano, che poi saranno dei giocatori importantissimi per lo scudetto vinto da Allegri col Milan, Ibrahimovic e Robinho nell'ultimo giorno di mercato o comunque nelle ultime ore di mercato. Ecco, parallelismo che dovrebbe portare alla Juventus due o tre giocatori ancora importanti, probabilmente tre, anche a seconda di quelle che saranno le uscite, Chiesa, Kostic, eccetera, eccetera. Nico Gonzalez. Passi in avanti, da ieri sera non si parla d'altro che di Nico Gonzalez alla Juventus, il giocatore vuole spingere, la Juventus e la Fiorentina starebbero trattando per le ultime cifre, si ragiona su 32 milioni più bonus,
Questa dovrebbe essere l'offerta, nonostante le parole del direttore generale della Fiorentina che l'altro giorno ha detto 40, non so se bastano, sì, diciamo 2 miliardi di euro. Alfredo Pedulla ha detto: dopo pranzo la Juventus invierà l'offerta definitiva alla Fiorentina, poi vedremo quanto sarà. La mia la sapete sul giocatore, ve l'ho già spiegato, se c'era la possibilità di prendere Sancho piuttosto che Nico sarei andato su Sancho, però queste sono le indiscrezioni, a meno che la Juve non voglia veramente fare la follia di prenderli tutti e due. Forse a tutti e tre, perché da ieri il nome di Francisco Conceição sta continuando a pompare. Davvero sembra un nome incandescente, soprattutto all'estero, soprattutto in patria, soprattutto in Portogallo, col Porto che sembra ora intenzionato a cedere il giocatore. Il Porto ha già rifiutato un'offerta della Juve per Conceição. La Juventus l'aveva chiesto in prestito. Il Porto ha detto assolutamente no, in prestito non si fa. E allora, ieri abbiamo parlato di una cosa, e cioè la posizione di Yıldız. Centrale piuttosto che esterno. Ragazzi, io non so se ci stiamo davvero avventurando dentro questa porzione di mercato, ma mancano 7 giorni. Mancano 7 giorni e la Juve non può aspettare in eterno Koopmeiners. Io vi ho sempre detto che per me Koopmeiners sarebbe stato un calciatore della Juve, ma ve lo ripeto anche adesso, per me è molto probabile che Koopmeiners sia un calciatore della Juve. Però provo a mettere in fila queste informazioni che stiamo raccogliendo in queste ultime ore e immaginarmi la Juve che fa Koopmeiners, Nico Gonzalez, Sancho e Conceição. Mi sembra pura follia. Poi sarebbe meraviglioso. Se la Juve riesce a chiudere questi 4 colpi negli ultimi 7 giorni, io alzo le mani, costruisco una statua di argilla, immagine e somiglianza di Giuntoli e provo anche a darle vita. Non penso che la Juve possa permettersi questa roba. Quindi occhio. Non è che prestito di Nico Gonzalez che facciamo figurare come diritto a condizioni che diventano obbligo, quindi abbiamo lo spazio per fare un altro colpo che diventa Conceição, perché in prestito non ce lo danno e quindi Conceição lo andiamo a comprare, e in più andiamo a trattare per Sancho che si libera dallo United e lo mettiamo come prestito con obbligo, e quindi Sancho più Conceição vanno a rubare quello spazio che era rimasto per Koopmeiners, che viene abbandonato per fare 3 esterni piuttosto che 2 esterni con Koopmeiners, con Yıldız che giocherà poi più centrale, quindi da numero 10. Io non lo so. Io non lo so, però se vi ho sempre detto sì, per me Koopmeiners arriva, cioè la Juve sta davvero pensando di fare questa tripla trattativa, questo triplo ingresso di esterni, mi sembra poi difficile che possa fare anche con Koopmeiners. Se la Juve, tradotto, se la Juve prende Nico, secondo me non può fare Sancho più Koopmeiners. Questa è la traduzione definitiva. E Nico sembra veramente molto vicino. Fatemi sapere un po' come la vedete, cosa ne pensate, però per quanto uno possa pensare di essere positivo, mancano 7 giorni alla fine del mercato, pensare che la Juve possa fare quel poker d'assi, quei 4 giocatori con dei cartellini importantissimi e super impattanti, sembra strano. Sarebbe molto più logico pensare che la Juve decida di lasciare il cerino in mano a Percassi, a gestirsi la situazione con Koopmeiners, ritirare l'offerta grossa di 60 milioni, e sarebbe stato un acquisto immediato della Juve, per concentrarsi su altri ruoli. Fatemi sapere la vostra sotto nei commenti, davvero, perché qui bisogna parlarne e sono convinto che da qui a breve avremo la risposta, perché manca troppo poco. Ciao ragazzi.